Sono praticamente le 15.30, è giovedì, siete in diretta da Repubblica, siamo in diretta da Repubblica, ci state seguendo voi da casa o da non so dove, il tempo fuori a Roma è piuttosto buono, le cose migliorano, siamo nel pieno dell'inizio dell'estate perché comunque fa molto caldo e in questa redazione abbiamo due ospiti. Allora, partiamo da un presupposto. Un libro non si nega a nessuno e quindi giustamente anche a Danilo Reati. Però il problema non è tanto quello, quanto che ha trovato un socio per riuscire a fare. Scrittore. Marco Vinetta, grazie di essere qua. Però partirei dalla bugia del titolo, perché Il pianista imperfetto, perdonami, lo dico senza alcuna ironia, proprio non ti si addice. No, jazzista imperfetto non ti si addice, dai, cioè, non dico che tu sia perfetto, ma la tua ricerca della perfezione è andata molto spesso vicino all'obiettivo, mettiamola così. Allora, se per jazz si intende improvvisazione, allora mi ritengo sano e perfetto, direi quasi sì, perfetto. Direi di sì. Però il jazz per molti anni, ti confesso che per molti anni mi sono sentito un jazzista a metà, perché gli stessi jazzisti mi facevano sentire diverso. In che senso? Nel senso che mi piaceva improvvisare su tutto, sui Beatles, che amiamo, tutti e due amiamo, certo, moltissimo, e che anche Marco ama tantissimo. Mi piaceva improvvisare su... ascoltavo i Genesis, ascoltavo Peter Gabriel, quando poi con Baglioni salì a fare il disco nello studio di Peter Gabriel, impazzii conoscendolo. Cenavamo, pranzavamo in questo studio meraviglioso mentre lui faceva la musica dell'ultima tentazione di Cristo per Scorsese, parlavamo e io ho avuto modo di conoscere questo grande mito. Ecco, io vivevo negli anni 70, sono cresciuto con la musica rock, per cui l'improvvisazione è stata qualcosa che mi ha aiutato a suonare meglio, e quindi io sono entrato nel jazz fondamentalmente perché sentivo il bisogno di approfondire l'improvvisazione. Senti, non credi che alla fine per essere un jazzista bisogna essere perfetto? Cioè che i puristi del jazz sono una negazione in termini. Cioè... Vabbè, ma io e te siamo coalizzati. Sì, in questo siamo insieme. Cioè. Sì, secondo me è proprio nell'imperfezione che arriva la diversità. E quindi nel jazz la cosa bella è che quando tu sbagli, io in questo momento della mia vita sono arrivato a pensare che le note sbagliate siano... poi in fondo possano essere quelle giuste e anche quelle più originali. Per cui quello che sto cercando di fare è proprio questo, senza dimenticare tutto il passato e tutte le storie che ci sono da raccontare. Beh, come storia, nella scrittura, esatto. No? I punti deboli devono diventare i punti di forza. No? Senti, ma il punto debole. Lo dico da uno che scrive. Riuscire a mettere insieme il fiume in piena che è Danilo, con tutto quello che ha fatto e quello che fa. E con la sua memoria d'elefante e fermarlo sulla carta è stata un'operazione complicata? No, complicata no, perché ci conosciamo da talmente tanto tempo che molte cose le sapevo. Certo, poi c'era tutto un lato di Danilo, le sue tournée all'estero che lui naturalmente mi ha dovuto raccontare. No, diciamo che abbiamo fatto un po' jam session anche noi, con buono. Le parole anziché con le note, però sì, è andato un po' così, un pochino più complicato all'inizio, come nella musica, nella composizione, strutturare il racconto, no? Perché volevamo evitare proprio, sai, la cronologia, non è una biografia, no, nel senso stretto, no? Perché Danilo parla molto dei suoi punti di vista sulla musica, dei suoi incontri musicali e non, e quindi l'aneddotica era ricchissima, però poi ci sono anche secondo me dei conti, per esempio è un libro che io farei leggere a qualcuno che si vuole accostare alla musica, anche per è un bel libro sul pensiero, mi dà dei consigli meravigliosi secondo me. Cioè, quanto ci pensi? Non sta a me dire. Cioè, no, sta a te, nel senso che il libro è bello perché se l'improvvisazione è immediatezza, il pensiero che tu metti dietro all'improvvisazione è pensiero, cioè ha un tempo sicuramente più lungo. Nel tuo pensare la musica alcune cose le hai tolte di mezzo negli anni, altre le hai aggiunte, però al di là dell'intuizione, dell'improvvisazione c'è del ragionamento e dello studio che tu hai fatto nel corso degli anni. Beh, anche sì. Sui generi c'è un discorso da fare sull'improvvisazione. L'improvvisazione è anche un modo di pensare, di vivere, e va ovviamente va pensato, studiato ogni giorno. Però ci sono musicisti che improvvisano quando vanno a suonare
si mettono lì sul pianoforte e improvvisano un 20%, l'altro 80% è frutto di uno studio accurato. E poi ci sono quelli che improvvisano il 50% e quelli che tentano di improvvisare il più possibile. Io cerco di improvvisare il più possibile perché il lavoro di studio l'ho fatto a casa, l'ho sviluppato con i grandi musicisti con i quali ho avuto la fortuna un di poter pressoché infinita. Sì, ma come giustamente dicevamo con Marco, quella è stata un'epoca molto fortunata, sì. che i ragazzi di oggi non possono forse più avere, non potranno più avere, perché a quel tempo, in quegli anni, al Music Hill, Pepito Pignatelli, questo grande club romano, ci ha fatto incontrare tutti. Ci ha fatto incontrare tutti. E i jazzisti americani arrivavano squattrinati e avevano bisogno di accompagnatori. Noi eravamo quattro jazzisti, perché fino al giorno prima io, Enzo Pietropaoli e Roberto Catto suonavamo appunto i Genesis o il rock, oppure facevamo i festival pop. Nel giro di un anno abbiamo fatto questo grande salto, anche temerario, no? Perché per quella generazione, cioè eravamo a 4 anni dall'uscita di Woodstock. Eravamo in una situazione in cui tutti facevano rock. Noi non abbiamo mai smesso di fare rock, ma abbiamo detto buttiamoci a fare una nuova cosa. E quello è stato un momento importante. E siamo stati fortunati. Adesso ci sono grandissimi musicisti giovani, sono tantissimi, sì, c'è una generazione e hanno nuova, molte meno possibilità di noi, sì. Devo dirlo, perché mia figlia è una di quelle. Mia figlia canta e mi rendo conto che non ci sono più queste chance che abbiamo avuto noi. Senti, prima di sentire una cosa, perché a questo punto ti costringiamo a improvvisare, ma una cosa mi premeva, hai citato la nuova generazione, sì. Magari ne parliamo anche dopo, però io penso che in questo momento in Italia ci sia una generazione di musicisti, nei vari generi, jazz sì. compreso, secondo me jazz soprattutto, ma in linea di massima particolarmente bella e brava, cioè dopo anni in cui la tecnica aveva un po' ammazzato la creatività, adesso forse la creatività è tornata e c'è anche un pubblico nuovo, cioè ci sono dei ragazzini che vanno a sentire i coetanei come facevo io quando venivo a sentire te, cioè che c'è una situazione nuova. Questo non vuol dire né che si facciano dischi, né che si facciano soldi, né che si faccia lavoro, però non pensi che ci sia un fervore creativo sì, bello per quanto in questo riguarda momento. Il jazz sì, c'è da dire che quando noi andavamo a suonare nessuno di noi pensava ai soldi, certo. Cioè se il Bisicchino o qualche altro club di Roma o il Capolinea a Milano ci chiamava, noi andavamo perché per suonare, quindi la prima cosa è questa. E i giovani, nel jazz i giovani sono preparatissimi, molto più preparati di noi, cioè alcuni di loro, io ho insegnato in conservatorio a Santa Cecilia jazz per molti anni e devo dire che alcuni di loro sanno molto molto più di me e al punto insomma, mi hanno messo in imbarazzo certe volte. però mettere in imbarazzo Danilo Rea, diamine. È molto facile, è molto semplice, non c'è niente. Però ecco, forse il problema può essere nel fatto che musicisti così preparati alle volte dovrebbero dimenticare questa grande preparazione, mettere un po' da parte e pensare ad arrivare ad emozionare un po' di più. Ecco, questo se mi è permesso è l'unico appunto che potrei fare, perché sono uno meglio dell'altro veramente. E il jazz italiano ora ha dei livelli, secondo me a livello europeo è straordinariamente alto, sì. Anche nel libro c'è un capitolo, Jazz in cattedra l'abbiamo chiamato, proprio in cui si affronta proprio questo discorso, no? In cui c'è stata troppa accademia nel jazz negli ultimi anni e probabilmente bisogna tornare un po' a riscoprire come fa un po' Danilo, cioè a improvvisare sulla musica popolare magari di oggi, che può essere persino Eminem la musica popolare di oggi, non c'è dubbio. E svisare, diciamo, come improvvisare su quello, no? Esattamente, io non mi sono inventato niente, quando con i Dr. Dre abbiamo fatto Elton John abbiamo solamente improvvisato su una musica che ci piaceva e che ci ricordava, ci emozionava, che era la musica con la quale siamo cresciuti. I jazzisti degli anni 40 prendevano la musica famosa del loro tempo e ci improvvisavano sotto. Allora, facci sentire, guarda, ti costringiamo, la tortura è inevitabile. Ah sì, alza il volume. Ok,
sai, volevo fare un brano dei Red Hot Chili Peppers, perché con Marco, durante le nostre numerose cene insieme, abbiamo ascoltato molta musica, e Marco mi fece ascoltare, ti ricordi il brano Californication? E io scoprì che il giro di basso di Californication è uguale a quello di Footprints di Wayne Shorter, molto simile, perché il giro di basso di Californication è così. Esatto. A quel punto io che cosa decisi? Decisi di mettere nel disco seguente Californication, proprio perché mi piace ascoltare lui. Ma sì, ma perché sono i nostri giochi. Dopodiché a metà di qualcosa di buono parte il buon show. Un po' come ho fatto adesso ma questi giochi di richiamo sono divertenti, infatti nel libro ci siamo divertiti anche un po' a raccontare, diciamo, i plagi tra virgolette, o comunque i richiami continui che ci sono nella musica, che sono i più sbalorditi, esatto, e sono gli elementi appunto della magnifica impurità della musica. Esatto. Racconto adesso il famoso plagio involontario di Giorgetti, no? Del Chiffon, no? Il pezzo originale del 60. No, infatti su questo ci siamo divertiti, perché tra l'altro abbiamo scoperto insieme delle cose buffe. Non so se la sapevi tu questa di David Bowie, Life on Mars. Come no, la storia meravigliosa. Con gli stessi accordi di My Way, per rabbia. Potremmo fare una serie web in cui raccontiamo la storia della musica e lui nel tempo. Qualsiasi pezzo si parte. Potrebbe essere buono. Io quando sento che è il momento di partire, parto. Anche io parto. Non sarebbe male. Senti, cosa ti ha spinto però a scrivere il libro? Cioè, diciamo, qual è stato il punto di partenza del jazzista imperfetto? La spinta me l'ha data Marco, perché mi è arrivata la proposta da un amico, da Luca Pardo, che è un avvocato mio amico, che dopo avermi ascoltato mi ha detto: ma perché non racconti? E io ho detto: ma guarda, io non ho nulla da raccontare. Poi sono andato in Rai a questa dogana, ho detto ma siete proprio sicuri di voler ascoltare un po' di storie? Loro erano sicuri, e allora ho detto: vabbè, allora a questo punto però ho bisogno di un amico con cui parlare, con cui interagire, un amico che sa il mio passato. Il tecnico. Prendevi appunti mentre parlava o registravi? Sono curioso. Allora, lui parlai a mano o con macchina meccanica? Bravo. Appunti su carta, e mano che siamo andati avanti, eravamo talmente in sintonia che negli appunti già cominciavo a scrivere, perché capivo che come me la diceva lui, poi già mi veniva un'idea per renderla magari quella cosa un po' più graffiante, la battuta ironica, che poi abbiamo tutti e due, insomma, sullo humor, con Danilo ci troviamo da 30 anni. Abbiamo fatto una serie di sedute, io arrivavo e dicevo: dottore... Perché poi alla fine un po' di psicanalisi c'è poco da fare. Ecco, raccontarsi significa rivedere tutto quello che hai fatto. Sono delle cose che lui non ha voluto cancellare, insomma. Nonostante un po' di parolacce, cose varie, però lui dice: ma queste sono state le parolacce che hanno fatto sì che le tue scelte in ambito musicale andassero da un'altra parte, per cui sono stati proprio quegli episodi magari un po' duri da raccontare che hanno... Siamo due gentiluomini. L'unica cosa che tu non ci hai mai detto è se c'è stato mai un momento in cui hai pensato di smettere, cioè se hai attraversato una seppur brevissima crisi dicendo: vado a fare il falegname. No, sai perché non ho mai pensato di smettere? Perché non ho mai pensato di iniziare. Non hai ancora iniziato. Nel senso che l'ho sempre fatto da bambino, con passione, con divertimento, con curiosità, quindi finché mi vengono le idee non smetterò.
sì, che sì. Mi sembra un'ottima promessa, ne siamo contenti. Alla fine è quello, poi magari diventerò un pazzo inascoltabile. Questo è uno dei segreti della felicità nella vita. Non c'è dubbio, ti piace, ma comunque cosa sia. Okay. Infatti, no, poi penso, no, però ci sono dei. Non sa fare altro. Un giorno parlando con Aldo Romano, con il grande batterista, direi italiano o francese, scegliete sì, voi. Lui preferisce francese. Lui preferisce Aldo Romano disse, no, non è vero, dipende da dove sei in Italia, preferisci italiano. Dunque, no. Aldo disse, alle volte siamo schiavi di ciò che siamo, ovvero sia, se tu come musicista sei conosciuto perché suoni in quel modo, eccetera, eccetera, in un certo senso il rischio è di continuare a fare un po' certo. Te stesso. Ecco, è quello che non vorrei fare io nella vita. Beh, fino quello... adesso direi che ci sei abbondantemente riuscito. Infatti cerco sfide, anche quest'ultima con Barani, su Bach, questo tentare di improvvisare sulla partitura, ma non nella maniera dei jazzisti, cioè che riarrangiano Bach e lo fanno magari in trio swing, ma proprio lasciare che Barami suoni Bach e io ci improvvisi sopra. Ecco, queste sono tutte sfide che credo da un certo punto di vista non siano mai state tentate, da un altro punto di vista mi rendono vivo, mi fanno sentire. E pare che Barami ci abbia preso talmente gusto che a volte improvvisa pure lui. Che è fantastico. A maestro mi ha detto di avere il maestro, guarda. Io, a ciascuno il suo. A ciascuno il suo. L'improvvisatore sono c'ho io. Ma anche Bach improvvisava, ecco, allora io faccio Bach che improvvisa. Che scrive. Senti, anche perché scusa se ti trovo, questo è interessante. Almeno tu lo saprai sicuramente, io questo veramente, pur essendo appassionato di musica, non lo sapevo, e cioè che poi i primi grandi improvvisatori sono stati proprio i primi grandi compositori classici, no? Cioè, in assoluto, non c'è alcun dubbio. Bach, Beethoven, che non essendoci tutto è finito in partitura. Non essendoci registrazione, non avevano alcun modo di farlo arrivare a noi. Esatto, quindi è stato un po' congelato nella partitura. Vale a dire che tutti i classici ci sono imperfetti anche tutti loro. Assolutamente. Senti, mi interessa una cosa però, nella marea di incontri della tua vita, sì. Tu puoi dire che ce n'è stato uno che ti ha fatto cambiare prospettiva, ti ha dato un momento particolarmente... No, prospettiva no, però gli incontri sono stati tanti. Direi che quello con i grandi jazzisti come Lee Konitz e come Chet sono stati incontri importantissimi, anche se molto duri, nel senso che lì o cresci o muori, c'è poco da fare. Cioè uno come Lee Konitz che a 18 anni ti dice allora inizi te con un piano solo che io non avevo mai fatto, sto parlando della Sicilia, del nostro incontro in Sicilia del 75-76. E poi ti dice poi facciamo un duo e anche lì non l'avevo mai fatto, cioè tu lì rischi di una persona normale. Stai camminando sul filo. Sì, allora tu o cresci e dopo una settimana eravamo insieme, eravamo amici. Settimana aveva una barba tipo sei figli di Allen, no, c'è il papà di con Chet Baker ho mollato, confesso di aver mollato, nel senso che ho fatto dei concerti e poi quando mi hanno richiamato dicendomi Chet ti vorrebbe ancora con sé in tour eccetera eccetera, io ho detto no grazie, devo studiare, devo fare il diploma al conservatorio, che era anche vero, però là era molto dura la situazione per una serie di motivi che io narro nel certo. Libro, insomma, che non erano solo musicali, no. Ovviamente. Senti, io vi ringrazio moltissimo di essere stati qua perché andrei avanti per circa 6 o 7 ore. Vi ricordo il libro, perché uno dice certo, ma Danilo Rea lo sento che suona e basta, no. E lo dico da scrittore, come dire, tra virgolette scrittore, da giornalista musicale, la musica raccontata è bella quanto la musica sentita e spesso la musica raccontata vi offre la possibilità di capire meglio quello che ascoltate. Credo che questo libro serva per, io come dire, per mia fortuna lo conosco da quando ero piccolo, ma voi che non lo conoscete da quando era piccolo, secondo me scoprirete delle cose, capirete delle cose in più della musica, del suono, dell'approccio alla vita musicale di Daniel Rea, grazie anche alla traduzione in versi di Marco, perché è veramente un bel libro per appassionati di musica e vi ringrazio. Grazie. Grazie a te. Grazie.